La filosofia della storia, la filosofia generale che Marx ha, è quella di Hegel. Di Hegel come noi lo capiamo oggi, non come veniva capito nei primi dell'Ottocento. Se non che Marx ha di fronte a sé un ambiente che usa Hegel in modo speculativo. In modo speculativo significa... mi pare lo si diceva l'altra volta, in questo modo. Ovviamente se io dico, facciamo conto, che Padre Pio ha fatto un miracolo, quello che io intendo dire in sostanza è che si è determinata una situazione per opera di Padre Pio, senza che sia chiaro attraverso quale processo Padre Pio sta alla sorgente della situazione che si è determinata. Se io potessi spiegare il processo, non ci sarebbe miracolo, sarebbe compreso, no? Allora, ciò che caratterizza il miracoloso è proprio il fatto che il soggettivo diviene immediatamente oggettivo, che non esiste una mediazione, cioè la descrizione del processo, del passaggio dal soggettivo all'oggettivo. In questo senso Hegel viene interpretato, cioè come colui il quale dica la logica, il movimento logico è immediatamente movimento storico. Come se non ci fosse una mediazione, un processo tra i due piani. Va bene? Allora, Marx ha una maledetta paura che il suo riferimento a Hegel venga inteso in questo senso e prende le distanze da ogni equivoco di questo genere, anche in modi un po' curiosi, perché spesse volte lui finge di criticare l'hegelismo e però lo si può dimostrare ai testi alla mano, le critiche che fa sono né più né meno che la ricopiatura di cose che Hegel ha scritto. Per esempio, una notissima metafora di Marx, quello delle frutta, nella Sacra Famiglia, lui dice: vi voglio spiegare qual è il segreto del metodo speculativo. E il segreto del metodo speculativo è questo: immaginate che abbiamo le pere, le mele, le susine, le fragole, eccetera, no? Se astraiamo dalle differenze, tiriamo fuori il concetto di frutto, il filosofo speculativo cosa dice? Questa è la realtà vera delle frutta. E allora che succede? Succede che le frutta empiriche, le mele, le pere, eccetera, diventano solo apparenza, manifestazione esteriore della realtà vera che è il frutto. Bene, questa è la critica che alla speculazione fa Hegel in un paragrafo preciso dell'enciclopedia. E Marx non indica questo riferimento. In un'altra occasione, nella critica dell'economia politica, nel 1857 mi pare, Marx a questo breve testo aggiunge un'introduzione. In questa introduzione spiega la differenza tra la dialettica di Hegel e il suo modo. La cosa è bellissima perché voi trovate il modo indicato da Marx come suo modo è espresso da Hegel nella prima filosofia del diritto da lui scritta, quella di Heidelberg e non quella di Berlino. Esattamente le stesse cose. Non solo, ma quando deve scrivere il Capitale, Marx riconosce: ho dovuto rileggere la logica hegeliana. È il Capitale, quindi l'opera matura, no? Allora è evidente che Marx ha la preoccupazione che il suo riferimento a Hegel venga equivocato nel senso speculativo che dicevo prima, da un lato. Dall'altro lato bisogna probabilmente dire anche questo, che quella interpretazione speculativa di Hegel non era un che di esterno a Marx, faceva parte della sua formazione, e quindi lui prende le distanze da una parte della propria storia. Vuol dire che mano a mano lui è andato capendo che cosa si poteva ricavare da Hegel. E però
per lui resta complicato fare i conti con questo autore. Scusa se no, ma è... solo una cosa, che finalmente ho capito anche il discorso che tanta letteratura marxista tende a sottolineare, diciamo, il momento cioè più che il momento di critica ad Hegel, mentre in queste fotocopie proprio è più volte espresso invece la ripresa di Hegel. Infatti io non riuscivo a capire bene, perché in autori come, non so, Bobbio, Moravia, eccetera, anche Bontempelli e Izzo, eccetera, c'è proprio questo, si tende a sottolineare la critica che Marx fa di Hegel, però magari non viene sottolineato il passaggio della... Certo, dato che non c'è un'affluenza di domande, allora mi permetto di prendere spunto per un altro problema che è importante. E cioè, è del tutto evidente in realtà che l'espressione materialismo dialettico è un'espressione contraddittoria, che non sta in piedi. È come dire bianco-nero. Perché? Perché è evidente che intanto si può parlare di dialettica in quanto si parli di opposti che si mediano. Si mediano vuol dire si rovesciano l'uno dell'altro, uno implica l'altro, il bianco richiama il nero, il finito richiama l'infinito, l'infinito si capovolge infinito. Quindi questa storia drammatica degli opposti che si richiamano. Se io dico materialismo, intendo evidentemente una teoria che riduce alla materia il tutto. Ma se riduce alla materia è unilaterale, se è dialettico ha bisogno dei due che si oppongono, quindi i casi e la faccenda è molto semplice, o sei materialista o sei dialettico. Il fatto ovviamente è che il termine materialista storicamente è stato usato in significati molto diversi. E esiste però, diciamo almeno dico dal Settecento francese, non inglese, attenti, dal Settecento francese, esiste almeno una tendenza a considerare il materialismo come la filosofia che rappresenta la riduzione scientifica della varietà dei fenomeni a processi meccanico-materiali. Se chiamiamo questo materialismo volgare, come Marx lo chiamava, è importante sottolineare che, diciamo almeno dalla morte di Lenin, grosso modo, nel marxismo si è andati imponendo una riduzione del significato di materialismo dialettico al significato di materialismo volgare. E allora è successo, per esempio, che ovviamente che la dialettica è scomparsa ed è stata sostituita da altre impostazioni, in realtà funzionalismo americano, pragmatismo, meccanicismo. Da questo punto di vista è molto interessante rileggere i manuali sovietici, perché si vede chiarissimamente come è presente questa tradizione culturale nordamericana, e non per caso, perché è evidente, dico, è espressione del fatto che l'Unione Sovietica si è messa alla rincorsa del modello americano. E questa trasformazione del materialismo dialettico, e poi vediamo che cosa significa, in materialismo volgare, è stata accompagnata da un'operazione alla cui base, bisogna dirlo, c'è Lenin. Lenin a un certo punto scrisse un piccolo librettino sulle tre fonti del marxismo, indicando come una delle fonti del marxismo Feuerbach. Ora qui è divertente andare a leggere il carteggio Marx-Engels, sono una serie di volumi, e vedere che cosa Marx ed Engels dicevano di Feuerbach. Tranne un'occasione in cui ne parlano bene, per tutte le altre occasioni lo trattano, scusate l'espressione, a pesce in faccia, dicendo è un cretino, non capisce nulla, eccetera. Allora perché a un certo punto si è imposta questa centralità di Feuerbach? Esattamente perché in Feuerbach ci sono elementi di questo materialismo volgare, ci sono solo elementi, perché ci sono anche elementi di spiritualismo, eccetera.